ospitare qui alla Camera dei Deputati la presentazione del libro bianco sulle droghe, è il quindicesimo, eccolo qui. E il fatto che, come ascolterete a breve, l'analisi dell'impatto del testo unico sugli stupefacenti sulla società, sul sistema penitenziario, sulla vita delle persone non sia mutata rispetto a quanto avevamo ascoltato dagli esponenti del gruppo di associazioni, di soggetti che ogni anno elaborano questo importantissimo testo, non rende meno importante l'occasione di oggi e le notizie che ascolterete. Perché anzi è proprio in questo trend continuo e che va ad aggravarsi ogni anno di più che c'è, ad avviso di chi parla, il definirsi di una fisionomia criminale dello Stato italiano. Credo che ormai certe cose vadano dette con chiarezza. Noi abbiamo sempre definito il testo unico sugli stupefacenti criminogeno, perché mette in atto alcune dinamiche e alcune cause, alcune conseguenze che producono comportamenti criminogeni e vanno a riempire le carceri italiane. Io credo che ormai si possa dire che lo Stato italiano, la legislazione italiana, il Parlamento italiano, che non interviene per interrompere tutto questo, si può sempre di più definire come criminale. La criminalizzazione delle persone, lo stigma delle persone che usano sostanze, il fatto che le percentuali, e lo ascolterete nel dettaglio, di persone detenute per violazione del testo unico sugli stupefacenti siano in costante aumento, in costante incremento, dimostra che non c'è alcun interesse per l'analisi dei fenomeni sociali da parte dei ministeri preposti e purtroppo neanche da parte del legislatore. Piuttosto c'è un atteggiamento ideologico, ideologicamente repressivo, e a dimostrazione di questo ci sono gli ultimi due interventi che in questa legislatura sono stati apportati. Li indico perché sono esemplificativi, sono emblematici. Il primo è quello, la modifica del testo unico sugli stupefacenti, che è intervenuta con il cosiddetto decreto Caivano, dove sono state aumentate in maniera assolutamente irragionevole le pene per i reati di lieve entità, dopo che noi avevamo ascoltato in molte occasioni, ad esempio il Ministro della Giustizia, non solo quello attuale, anche i precedenti, dire che la via maestra doveva essere quella della depenalizzazione e comunque in ogni caso decarcerizzazione dei reati di lieve entità. Ecco, lì noi abbiamo, sulla fattispecie della lieve entità, il comma 5 dell'articolo 73 ha avuto un aumento delle pene che diventa assolutamente folle, nella misura in cui poi colpisce di più duramente e in modo contraddittorio i reati che hanno a che fare con la cannabis e quindi con la sostanza più diffusa e con quella unanimemente ritenuta meno pericolosa in sé e meno socialmente pericolosa. E ovviamente questo, ascolterete, ha avuto già delle conseguenze sul sistema penitenziario, in particolare sul circuito minorile. L'altro intervento è un intervento che esula persino in qualche modo dal testo unico sugli stupefacenti, è in discussione in queste ore nelle commissioni affari costituzionali e nella commissione giustizia riunite, riprenderanno domani mattina i lavori, ed è una misura contenuta all'interno del cosiddetto DDL sicurezza. Addirittura noi abbiamo lì un divieto, con una sanzione significativa, importante, che colpisce la cosiddetta cannabis light, cioè la canapa con basso contenuto di THC, che è sostanza scientificamente valutata come senza effetto drogante. Perché ho citato questi due aspetti, queste due misure? Perché a mio avviso sono la prova di quanto
tutta questa ossessione repressiva e ossessione punitiva corrisponde a un impulso di tipo ideologico. Cioè si deve definire non la pena, la sanzione in base a una condotta e agli effetti sociali che ha questa condotta e quindi valutare poi come intervenire. Piuttosto si risponde a un atteggiamento pienamente ideologico. Ecco, volevo solo dirvi queste due cose nel lasciare la parola a Leonardo Fiorentini, direttore di Fuori Luogo, che coordinerà poi gli altri interventi, e anche nel ribadire come poi, a partire dalla giornata di domani sul DDL sicurezza, sicuramente con i colleghi delle opposizioni proveremo a utilizzare tutti i mezzi e tutti gli strumenti dell'opposizione parlamentare, intanto per chiedere conto alla maggioranza e al governo. Ricordo che a tutti che l'emendamento sulla cannabis a basso contenuto di THC è di iniziativa del governo ed è un emendamento che significativamente è stato presentato tra gli emendamenti dei deputati, cioè non era contenuto all'interno del testo originario del governo. Quindi è un emendamento che il governo in un secondo momento ha presentato e che risponde quindi anche a una volontà di ampliare il perimetro del provvedimento in maniera un po' truffaldina dal punto di vista dei lavori parlamentari. E, ovviamente, ripeto, ci opporremo anche perché, e concludo davvero, le premesse di quell'emendamento per poterlo rendere ammissibile come emendamento al DDL sicurezza sostengono che è necessaria questa misura e questa sanzione penale per evitare l'impatto che la diffusione e il consumo della cannabis a basso contenuto di THC, che non ha effetto drogante, l'impatto che essa possa avere in termini di ordine e di sicurezza pubblica a causa degli effetti psicotropi della sostanza, che però non ha effetto drogante. Leonardo. Grazie all'onorevole Maggi per averci ospitato anche quest'anno. Questa, come veniva ricordata prima, è la 15ª edizione del Libro Bianco, che nasce a seguito dell'approvazione dell'allora legge Fini-Giovanardi per testimoniare, diciamo, l'impatto sul sistema penale e sulla salute delle persone di quella normativa che poi, nonostante questa sia stata resa incostituzionale nel 2014 dalla Corte, ha continuato a lavorare per appunto documentare anno su anno quelli che sono i reali effetti di una normativa che, come ormai i dati dimostrano inoppugnabilmente, non ha alcun effetto né sulla domanda né sull'offerta di sostanze stupefacenti, ma invece ha grandi effetti sul carcere, sul sistema giudiziario italiano e anche sulla salute delle persone. Il rapporto è promosso come ogni anno da Società della Ragione, Forum Droghe, Antigone, CGL, CNCA, Associazione Luca Coscioni, Arci, Lila e Lega Coop Sociali, all'adesione di a buon diritto Comunità di San Benedetto al Porto, Funzione Pubblica della CGL, Gruppo Abele, ITARD, ITAMPUD, Meglio Legale e EUMANS. Come ogni anno presentiamo questo rapporto in occasione del 26 giugno, anticipando anche quest'anno, peraltro, la relazione del governo sulle dipendenze nell'ambito di una campagna internazionale, che è quella di Support Don't Punish, che chiede appunto politiche sulle droghe riformate, nel senso di essere più rispettose dei diritti umani e delle evidenze scientifiche. Come già anticipato, il contesto nazionale non ci offre grosse novità dal punto di vista dei numeri. Ce le offre dal punto di vista normativo, nel senso che nel 2023, con l'approvazione del decreto Caivano, ci sono state delle modifiche, appunto, con l'aumento delle pene per la lieve entità
inserite in quel provvedimento della normativa antidroga, i cui effetti sono ancora molto relativi, perché comunque è arrivata a fine anno, ma cominciano anche questi a vedersi. Si cominciano a vedere, nonostante poi sostanzialmente siano in linea con gli ultimi anni, i dati che diciamo testimoniano come un quarto dei detenuti entra in carcere per droghe, e non entra in carcere per grande spaccio di droghe, ma entra in carcere per l'articolo 73 del testo unico, di cui sappiamo larga parte è accusato di fatti di lieve entità. Parliamo del 26,3% degli ingressi, in aumento sia in termini numerici che percentuali rispetto al 2022. Per quel che riguarda le presenze in carcere al 31 dicembre del 2023, tenendo conto che i detenuti d'Italia hanno raggiunto e sfondato quota 60.000, al 31-12 erano 60.166, di questi ben 12.946 lo erano a causa del solo articolo 73, per cui spaccio. Altri 6.575 avevano come accusa l'articolo 73 insieme all'articolo 74, che è quella dell'associazione finalizzata al traffico illecito, e meno di 1.994 esclusivamente per associazione finalizzata al traffico illecito. Nel totale stiamo parlando di oltre un terzo dei detenuti in Italia, il 34%, 34,1%, che è sostanzialmente il doppio della media europea e molto più di quella mondiale, che al momento si attesta al 22%. Il dato realmente catastrofico, che negli ultimi anni non ha fatto altro che peggiorare, è quello degli ingressi in carcere di persone poi dichiarate tossicodipendenti. Stiamo parlando di quasi il 40% delle persone che entrano, che passano le porte del carcere, il 38,1% nello specifico. Stiamo parlando poi di 17.405 detenuti che al 31-12-2023 erano in carcere ed erano dichiarati tossicodipendenti. Stiamo parlando del record numerico da 20 anni a questa parte, cioè da quando abbiamo i dati, è il 28,9% del totale. Non abbiamo i dati aggiornati rispetto ai giudizi in tribunale, perché il Dipartimento per le politiche antidroga anche quest'anno come l'anno scorso ci ha negato l'accesso ai dati, che peraltro sono pubblici, per cui poi prima o poi potremo anche capire il perché. Sta di fatto che nel 2022, i dati sono presi dalla relazione del governo, i processi penali pendenti per violazione dell'articolo 73 erano 180.621 e 46.003 erano quelli per articolo 74, quindi stiamo parlando nel totale di circa 226.000 processi in Italia in corso per droghe. L'altro dato, che è in continua ascesa, in aumento eccezionale, sui dati del 2006, ad esempio, più 1.037,7%, sono i dati rispetto alle misure alternative, che sì, sono più applicate, ma che oggi non sono più un'alternativa alla libertà, alla detenzione, ovvero non vengono applicate per non far entrare in carcere le persone, ma sono aggiuntive. Le persone oggi sotto un qualsiasi controllo penale sono le 60.000 persone in carcere, che oggi sono molte di più del 60.000, ma non ho il dato aggiornato, più altri 83.703 soggetti che sono in detenzione domiciliare o in semilibertà o in messa alla prova. Stiamo parlando di una massa di oltre 140.000 persone che sono in qualche modo oggetto di una qualsiasi provvedimento penale a loro carico.
Il dato, anche qui, su cui facciamo fatica ad avere dei dati reali, perché vengono in qualche modo aggiornati di anno in anno e arrivano dalle prefetture in modo molto, molto ritardato, sono quelli rispetto alla repressione del semplice consumo di sostanze. Il consumo di sostanze in Italia è stato depenalizzato dal referendum del 93, che ha tolto le pene detentive, sono rimaste le sanzioni amministrative. Ebbene, l'anno scorso circa 40.000 persone sono state segnalate per consumo di sostanze, il 38% di queste ha subito una delle sanzioni amministrative, che sono il ritiro del passaporto, il ritiro della patente, il ritiro del porto d'armi o del permesso di soggiorno per motivi turistici, tutte sanzioni che possono apparire ai più non gravi, ma che nella vita delle persone influiscono in particolare sul diritto al lavoro, sul diritto alla socialità. Pensiamo a come fa una persona a cercare un lavoro senza avere una patente, che nella grande parte dei casi vengono comminate senza che le persone abbiano commesso una qualsiasi atto pericoloso, ovvero vengono comminate anche se una persona viene fermata in un parco a piedi con in tasca un grammo di cannabis. Rispetto agli anni scorsi si conferma un aumento progressivo della repressione sui consumatori più giovani, sui minorenni, che aumentano anche quest'anno nonostante, rispetto all'anno scorso, nonostante appunto i dati non siano ancora assestati, e la quasi totalità, oltre il 97% di coloro che sono segnalati minori per droghe, lo è segnalato per cannabis. Sono assolutamente irrilevanti gli avvii a programmi terapeutici, sono 327 su quei 38.000 circa segnalati, e sono addirittura in diminuzione anche le segnalazioni gli inviti a presentarsi ai SERD. La repressione nel complesso, come detto, colpisce in particolare la cannabis, che è certamente la sostanza più consumata, ma è anche la sostanza più repressa. Nel totale il 76% dei segnalati è stato segnalato per cannabis. Seguono a larga distanza la cocaina col 16,7% e l'eroina col 3,7% dei segnalati. Possiamo dire, anche se non abbiamo i dati assestati rispetto a questo, che oltre 1.400.000 persone dal 90 ad oggi è stato segnalato per un uso di sostanze, e che almeno più di 1 milione di persone lo è stato per cannabis. Questi erano i dati che sostanzialmente confermano quello che abbiamo detto negli ultimi almeno 10 anni di questo libro bianco. Nel testo trovate poi una serie di riflessioni, poi ci sono alcuni degli autori degli articoli di questo libro bianco che potranno intervenire, una parte di riflessioni rispetto al ruolo delle comunità e delle alternative al carcere, a partire da quel dibattito che in qualche modo è stato introdotto dal sottosegretario Delmastro rispetto all'uso delle comunità come luoghi di esternalizzazione della detenzione delle persone dichiarate tossicodipendenti, dall'altro lato anche una serie di analisi rispetto allo scenario internazionale, che come sappiamo sta mutando molto velocemente, sia per quel che riguarda il dibattito all'interno delle Nazioni Unite sull'intreccio fra le convenzioni sui diritti umani e le convenzioni sulle droghe e di come queste vengono applicate, sia rispetto alle ipotesi e alle riforme in atto in molti paesi del mondo e che hanno raggiunto quest'anno anche il centro dell'Europa con la regolamentazione legale della coltivazione e dell'uso personale di cannabis in Germania. Io ho riassunto molto velocemente i contenuti del libro bianco, però passerei la parola a Stefano Anastasia, che insieme a Franco Corleone ha curato
anche l'introduzione di questo testo per diciamo un commento un po' più politico. Ma molto, molto brevemente, perché appunto i dati li ha illustrati Leonardo Fiorentini e poi li trovate anche in sintesi dentro il libro bianco. Solo due considerazioni forse vale la pena di fare riguardo all'enorme peso che continua a avere la legge sugli stupefacenti sul sistema penitenziario italiano, di cui bisogna ricordarsi diciamo in momenti come quello attuale di particolari crisi del sistema penitenziario italiano. Quindi è inutile diciamo sì che ci giriamo intorno: se non si affronta la questione delle droghe, la macchina diciamo sì, dell'incarcerazione che porta al sovraffollamento in Italia non si fermerà mai, e questo ce lo ricorda appunto quel 34% di detenuti sul totale dei presenti che ci stanno in ragione della legge sugli stupefacenti, e questo peraltro diciamo sì, ci ricorda anche il fatto che di questo diciamo sì, 34% i due terzi sono in carcere non per traffico di sostanze stupefacenti ma per la detenzione di sostanze. Quindi sono comunque, che gli sia stata riconosciuta o meno la lieve entità diciamo sì, sono dentro diciamo sì, per questa ragione. A questo vorrei aggiungere, perché di questo si discute in questi giorni, anche secondo le anticipazioni di stampa, anche in queste ore del futuro prossimo diciamo, decreto governativo, non è attraverso l'invenzione di comunità, diciamo, non si sa ora, una volta abbiamo sentito comunità per tossicodipendenti, una volta comunità educanti, ora si chiamano comunità per lavoranti, non si sa bene diciamo sì, che cosa sono queste comunità. Comunque certamente diciamo sì, il problema della legge sulle droghe pesa anche sugli accessi alle alternative, perché voi se guardate questi dati vedete che il rapporto diciamo sì, nell'accesso alle alternative è un rapporto diciamo così, in qualche modo invertito, mentre alle alternative si accede diciamo, ormai principalmente, ed è un problema, si accede dalla libertà non dalla detenzione, in caso viceversa di condannati per fatti di droga si accede, quel poco che si accede, prevalentemente dal carcere e non dalla libertà. Questo significa che c'è una, come dire, diffidenza nei confronti dei condannati, cioè la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti si riproduce anche dentro il corso della detenzione. E quindi, diciamo così, non so quanto appunto un'invenzione di comunità diciamo sganciate dalla struttura, dal rapporto, dalle relazioni col sistema dei servizi possa riuscire a in qualche modo diciamo sì, porre un limite a queste tendenze. Quindi il nodo diciamo sì, della legislazione sugli stupefacenti è un nodo che viene riproposto, siccome ci viene detto quando diciamo, vengono proposti provvedimenti, come si dice, deflattivi del carcere. Ora qui diciamo sì, bisogna essere minimamente onesti con se stessi: quando il problema è il sovraffollamento, quello che serve sono provvedimenti deflattivi, perché lo dice la parola stessa, non è che serve tanto, serve diciamo sì, la razionalità di uso comune che mette in file le cose. Però diciamo sì, siccome ci viene detto che i provvedimenti deflattivi diciamo sì, sono provvedimenti contingenti, emergenziali, temporanei, non risolvono strutturalmente il problema, ecco, allora se il problema va risolto strutturalmente, allora si cambi la legge sulla droga. Grazie a Stefano Anastasia. Letizia Valentino Lo Giudice, Comitato Scientifico di Società della Ragione. Sì, buon pomeriggio a tutti. Mi aggancio a quanto diceva Stefano Anastasia poc'anzi, sicuramente c'è un grandissimo impegno del legislatore per aggravare ulteriormente le conseguenze di questo sovraffollamento, perché nel momento in cui il quinto comma dedicato alla lieve entità innalza la pena, quel tanto da giustificare la custodia cautelare in carcere, sicuramente non è servito a deflazionare gli accessi.
Noi questi primi mesi del 2024 li abbiamo visti come connotati da gravissimi fatti. Ci sono state tante persone che non hanno retto la permanenza o l'accesso al carcere. Già siamo ad un record, allora, fino a qualche giorno fa erano 45 i suicidi in carcere ed è un numero spaventoso. Quando a fronte di uno specifico evento Riccardo Maggi ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro Nordio, tra le varie questioni c'era il fatto che in carcere ci siano delle persone che non sono compatibili con la detenzione intramuraria per ragioni psichiche, per ragioni fisiche, per ragioni di dipendenze e che malgrado questo comunque vengano lasciate lì perché la legge così come strutturata consente che vi rimangano. E il ministro Nordio ha proposto per risolvere questo problema dei suicidi, il problema che bisogna formare il personale che è già presente all'interno delle case circondariali e viene da chiedersi perché allora sta là e non è formato forse, e secondariamente che saranno reclutati i cappellani all'interno degli istituti penitenziari perché aumentino i momenti di preghiera. Ecco, quando noi vediamo che ci vengono date queste risposte a tecniche, a dei problemi che invece sono concreti e che dovrebbero passare proprio per la legge, per il modo in cui viene strutturata, ci rendiamo conto che il simbolismo ha preso il passo rispetto a quello che è il pragmatismo che deve contraddistinguere la regolazione dei fenomeni e riguarda tanti fenomeni, ma oggi parliamo proprio della droga che viene affrontata, io vi posso portare un feedback dalle aule giudiziarie, con grande superficialità, malgrado questi numeri denotino un allarme in atto, perché noi ci troviamo molto spesso all'interno di operazioni di polizia in cui vengono messi dentro consumatori, in cui vengono messi dentro persone con accuse di 73 primo comma, quindi con delle pene molto elevate, e che vengono liquidate poi con pene di 8-10 anni in primo grado sulla base di brogliacci nei quali in realtà quella presenza non è stata riscontrata, della cessione non c'è prova, e insomma quella persona alla fine era semplicemente un consumatore che magari aveva un problema di dipendenza e intanto si è fatto la custodia in carcere, intanto si dovrà fare un giudizio d'appello dal quale sicuramente poi comunque uscirà notevolmente ridimensionata la sua posizione. È un'emergenza effettiva e sicuramente è uno dei settori nei quali bisogna intervenire, ma il legislatore non ha nessuna intenzione di farlo, quindi la società civile sarà l'unica a cui dovremo demandare questo intervento e noi chiaramente siamo schierati in prima linea. Grazie. Letizia, Denise Amerini, responsabile dipendenze e carcere della CGIL nazionale. Grazie. Penso che sia ogni anno questo della presentazione del Libro Bianco un momento davvero importante perché mette davvero sotto gli occhi di tutti quella che è la realtà delle cose, la realtà dei fatti, mettendo in fila tutta una serie di numeri che sono davvero impressionanti e una serie di evidenze altrettanto impressionanti rispetto a quella che è la narrazione comune dei fatti. Penso per esempio a quello che ogni anno viene pubblicato sull'incidentalità stradale e come viene questa narrata rispetto alle sostanze e quella che è invece la realtà. Ma io qui, per amor di brevità, vorrei ripartire da una cosa che ha detto Valentina nell'intervento che mi ha appena preceduto, perché parlava di risposte a tecniche. Ecco, le risposte che noi oggi abbiamo, oggi più che mai, rispetto al tema droghe, sostanze, uso, abuso, è sempre più a tecnica, sempre più ideologica, sempre più strumentale. Vorrei condividere con voi una brevissima riflessione. La campagna che adesso è stata pubblicizzata, messa in atto, messa in campo dal governo, che si chiama, se non ricordo male, Fermati, pensaci un minuto. Ecco, questa campagna magari rispetto, come dire, all'aspetto comunicativo è leggermente un pochino più curata rispetto alle precedenti. Non raggiunge quei vertici di angosciosità degli occhi che diventavano bianchi di una storica campagna. Però
denota assolutamente una completa assenza di visione concreta su quale sia oggi il fenomeno delle sostanze, dell'uso di sostanze, si rivolge ai giovani con un linguaggio assolutamente estraneo al linguaggio dei giovani, con un impianto che chiunque è in grado di giudicare assolutamente inefficace, inutile, che lascia assolutamente il tempo che trova, e quindi è una campagna che nella migliore delle ipotesi denota la sua profonda inutilità, oltre a confermare gli stereotipi ai quali abbiamo assistito fino ad oggi rispetto al tema delle droghe e delle sostanze. Accanto a questa si vanta, chiamiamo, diciamo così, un piano fentanyl, paventando un'invasione devastante del fentanyl nel nostro territorio, nello Stato italiano. Indubbiamente, come dire, un allarme fentanyl lo dobbiamo tenere, ma ad oggi non c'è nessuna evidenza di questa devastante invasione, e quindi anche questo ci dice della strumentalità di certe campagne fatte apposta per non affrontare il tema da un punto di vista concreto, basato sulle evidenze scientifiche, sulla realtà dei fatti. Azioni concrete? Nessuna. Non si interviene sui servizi. La sanità pubblica, nonostante quello che si declama, è sempre più sottofinanziata. I servizi territoriali sono sempre più smantellati. I servizi del terzo settore, anche quelli limitati, definanziati, ridotti a una progettualità limitata nel tempo, per cui non si interviene seriamente né dal punto di vista, alcuni servizi poi non se ne parli proprio, perché se si parla di analisi delle sostanze, distanze del consumo sicuro, bene che vada, si dice che queste sono misure da, come dire, portate avanti da chi è favorevole alla droga, perché questi sono gli slogan. La legalizzazione in questo contesto proprio non se ne parli. E anche qui, in controtendenza rispetto a quello che sta succedendo, non chissà dove, ma in stati della Comunità Europea, e non tenendo conto di quello che oggi pure l'ONU sta dicendo. Quindi siamo di fronte a una visione governativa solo proibizionista, che ripropone in maniera, magari come nella campagna Fermati, pensaci un minuto, in un modo un pochino più edulcorato, però ripropone gli stessi concetti, gli stessi slogan, la stessa guerra alla droga, e non tiene conto di quello che, lo dico anche con orgoglio, visto che CGIL partecipa ogni anno al Libro Bianco sulle droghe, che anche il Libro Bianco squaderna in maniera assolutamente evidente sotto gli occhi di tutti, e che se ci fosse onestà intellettuale e una visione politica un pochino più adeguata, dovrebbe essere preso in considerazione per davvero finalmente provare a invertire, a cambiare quelle che sono le politiche sulle droghe. Grazie mille a Denise Amerini. A San Bassi, CNCA. Sì, buonasera, in questa veste io in verità vi porto i saluti della Presidente del CNCA, Caterina Pozzi, che non può intervenire oggi perché si trova nell'altro emisfero. Noi abbiamo dei progetti di servizio civile internazionale in Sud America, per l'appunto in Ecuador, un paese su cui ci sarebbe molto da dire sul tema delle narcomafie e di come questa impostazione proibizionista poi stravolge anche i destini di intere nazioni. Ma detto questo, entro nel merito velocissimamente del contributo che potete trovare nel Libro Bianco, che è questo resoconto un po' di qual è l'approccio del CNCA rispetto al tema delle comunità terapeutiche. Il CNCA è la rete più ampia di comunità terapeutiche per persone con dipendenze patologiche d'Italia, e la riflessione di questi anni ci ha sempre visto sottolineare quanto sia importante per i percorsi anche appunto di recupero di una propria autonomia e indipendenza delle persone con dipendenze, il rapporto fra le comunità e il territorio, cioè un rapporto di volontà verso l'intervento di cura, un rapporto di relazione con i territori, un rapporto di libertà. E ci preoccupano molto invece le notizie che arrivano di questa ipotesi di comunità educanti, comunità lavorative, in cui si vorrebbe delegare agli operatori del sociale, del privato sociale,
un compito che è prettamente statale, che è quello della, della pena, della gestione delle persone in una limitazione di libertà per motivi penali. Ecco, questo non ci appartiene, non è il nostro lavoro. E la nostra, noi siamo pronti e siamo sempre stati pronti a accogliere le persone in percorsi alternativi alla detenzione che hanno problemi di dipendenza, ma nell'ambito di un rispetto di quelle che sono le prerogative del privato sociale e le prerogative dell'amministrazione penitenziaria e dello Stato. Siamo disponibili, quello che chiediamo è che ci sia, e ci preoccupa molto anche questo tema dell'autonomia differenziata, finalmente un adeguamento degli accreditamenti delle strutture terapeutiche e delle comunità in tutta Italia, che permetta di affrontare nel miglior modo possibile i problemi delle persone che si rivolgono alle nostre strutture dalla Lombardia alla Calabria. In Lombardia più di 17 categorie di interventi terapeutici, in Calabria 2. Quindi accanto a queste proposte riguardo il penale siamo anche preoccupatissimi delle proposte di autonomia differenziata, che non credo che risolveranno questi annosi problemi. Grazie. Grazie ad Hassan. Nel libro bianco trovate anche due contributi, uno di Stefano Vecchio e un altro di Susanna Ronconi. Quello di Susanna Ronconi è proprio una chiosa delle proposte diciamo di delega alle comunità della, della pena, riletta attraverso anche i documenti delle Nazioni Unite rispetto ai trattamenti alternativi e alla loro obbligatorietà, ovvero di come obbligare una persona a, che ha una dipendenza a subire un trattamento è una violazione del suo diritto all'autodeterminazione, ma soprattutto assolutamente inefficace. Chiederei adesso a Patrizia Gonnella, presidente di Antigone, che ha curato le conclusioni di questo libro bianco, non di trarre le conclusioni, ma di fare il suo intervento. Buon pomeriggio, grazie. È sempre difficile perché, che dire, diciamo sempre le stesse cose, quindi. Però le diciamo con più amarezza e con più preoccupazione in questo libro bianco, più preoccupazione e in questo momento preciso molta più preoccupazione. Eravamo venerdì qui in questa stessa sala stampa a ricordare come sta per, diciamo, viene discusso in questi giorni un disegno di legge in materia di sicurezza che è all'interno tante norme, fra cui quelle indicate prima da Riccardo Maggi. Tutte le altre criminalizzano il dissenso, criminalizzano gli stili di vita, se diciamo costruiscono, tolgono un tassello allo Stato di diritto e mettono un tassello allo Stato di polizia. E quindi, quindi noi dobbiamo ragionare quando parliamo dei nostri temi, e in questo caso dello specifico delle droghe, sapendo che è un contesto dove c'è lo smantellamento della rule of law, perché altrimenti sembriamo anche noi che non ci diciamo fuori contesto. Il contesto è questo: dentro lo smantellamento dello Stato di diritto c'è anche questa roba. C'è questa roba, c'è ovviamente l'emendamento governativo sulla cannabis light che avrà ripercussioni anche su tutto il resto, perché è un messaggio, un segnale alle forze di polizia sulla criminalizzazione, sull'agire sui, diciamo, nelle strade, sui giovani, sui ragazzi che diventano il target delle azioni di polizia. Perché se tu pensi quella è sostanza illecita, è ovviamente il target diventerà quello. E guardate che è già un target, perché se noi andassimo a vedere le persone fermate per strada, fra giovani e meno giovani, ci rendiamo conto chi sono i fermati per strada, in quali orari, con quale modalità e così via. Un'ultima cosa, ovviamente lo sa bene, mi immagino, Stefano Anastasia, che è garante regionale qui nel Lazio e che a lungo è stato il coordinatore dei garanti in Italia, come, diciamo, essendo un terzo della popolazione detenuta tossicodipendente ed essendo le norme presenti in questo disegno di legge sicurezza, quelle sulla rivolta penitenziaria, non è che in carcere abbiamo i terroristi degli anni 70, la lotta armata, in carcere ci abbiamo un terzo di tossicodipendenti, pluriproblematici, le doppie diagnosi e così via, quindi le rivolte saranno le loro. Saranno tre poveracci che diranno no quando quello la gente gli dirà spegni la TV. Questa è la rivolta, tecnicamente.
E allora noi che siamo di una storia, di una tradizione comune, chiamiamola così, di attenzione ai diritti, alle libertà e non all'obbedienza a tutti i costi, su questo dobbiamo fare la massima delle opposizioni possibili. Perché punire con chi saranno quelli che faranno resistenza passiva ad un ordine? Saranno loro, diciamo, quelli che rientrano anche in quelli che non si sanno fare la galera, perché quelli che si sanno fare la galera obbediranno all'ordine. E quindi attenzione, stiamo costruendo un sistema, il sistema sta andando verso una deriva di tipo autoritario. Quindi, diciamo, da regolamento penitenziario da anni 30, quindi a volte è difficile parlare di tutto il resto, di fronte a un rischio di questo genere. Quindi io mi auspico che nelle prossime settimane ci sia il massimo dell'opposizione possibile, lo so, tantissimi emendamenti, un'opposizione nelle aule, un'opposizione culturale, un'opposizione politica, e dove chi ha, diciamo, nella propria storia la pratica della disobbedienza deve sapere, Riccardo, che adesso la disobbedienza è un crimine. Da essere, diciamo, disdegnata è diventata un crimine. Hanno modificato anche la norma sul reato di disobbedienza già presente nel codice Rocco, che era già un'anomalia avere il reato di disobbedienza. Adesso, diciamo, hanno previsto una norma che prevede una pena per chi invita i detenuti a disobbedire. Quindi, diciamo, è una disobbedienza al quadrato. Quindi, attenzione, questo è il clima. Quindi in questo clima ovviamente si inserisce il nostro lavoro. Grazie. Peraltro in questo clima le leggi sulle droghe sono un eccezionale strumento utile alla repressione, dimostrato storicamente, e i dati di questo libro bianco confermano che è talmente facile fermare e arrestare una persona per possesso di sostanze che appunto l'appesantire ulteriormente il quadro penale non fa altro che delineare quell'allontanamento dallo Stato di diritto e quell'avvicinamento allo Stato di polizia. Abbiamo, a proposito di garanti, anche presente Bruno Mellano, garante del Piemonte, vicepresidente della conferenza dei garanti territoriali. Se vuole intervenire, a noi fa piacere. Prego. Sì, la dizione esatta è: sono il coordinatore del forum dei garanti regionali. Nella riorganizzazione che ha voluto Stefano Anastasia, che ha nel dettaglio, diciamo, curato le forme della conferenza nazionale dei garanti territoriali, abbiamo voluto creare dei forum per i garanti comunali, garanti provinciali e garanti regionali. Io però non intervengo qui a nome della conferenza, che ha un portavoce, che è il nostro amico e compagno Samuele Ciambriello, portavoce della conferenza garante della Regione Campania. No, io da anni ovviamente seguo questi temi per interesse personale e politico, e credo appunto che le preoccupazioni che avete qui riversato a corredo e commento dei dati che ancora una volta il libro bianco ci porta alla discussione sono sicuramente preoccupanti, ma la questione di fondo che mi sembra condivisa nei vari commenti è proprio quella generale, cioè nel senso che questi dati, questa analisi, la lettura della situazione non sia, diciamo, argomento su cui basare scelte, su cui vedere la realtà per comprenderla e per modificarla se si ritiene. E sicuramente la cartina al tornasole delle carceri italiane che hanno superato i 61.509 detenuti all'11 giugno scorso sono sicuramente un dato che ci inquieta e ci mobilita, accanto al fenomeno ovviamente eclatante dei suicidi in carcere, c'è in generale la mancanza di speranza e di prospettive che condiziona e in questa stagione specifica connota il mondo della comunità penitenziaria, sia dei detenuti che dei detenenti. Ho proprio un po' l'impressione che gli stessi amministratori, gli stessi operatori penitenziari sappiano di non avere in mano strumenti adeguati per governare e per far sì che l'esecuzione penale abbia un senso.
Certo, le prospettive di senso che ci vengono offerte, che non si basano sull'analisi e sulla lettura dei dati e del fenomeno della illegalità del consumo, ci ha sicuramente ancora una volta confermati sul fatto che questo è un impegno che deve essere prioritario e, per quanto mi riguarda, cercherò di esserlo. Grazie. Grazie mille a Bruno Mellano. Io adesso lascerei la parola per le conclusioni a Franco Corleone. Eccoci per la 15ª volta. Eppure combattiamo contro l'ossessione della ripetizione, del già detto, perché in realtà non è vero che la situazione è uguale all'anno scorso o a 2 anni fa. Non solo è peggio, ma quello che ci aspetta è terrificante e dobbiamo esserne consapevoli. Io penso che questo centenario della nascita di Basaglia e che vede risorgere la voglia di manicomio, il centenario dell'assassinio di Matteotti con una voglia di violenza, e mi fermo qua. Insomma, c'è qualcosa di inquietante. Però penso che per alleggerire la tensione parliamo di Nordio, lo smemorato di Treviso, perché una cosa aveva fatto nella sua vita di decente: un colloquio con Giuliano Pisapia, raccolto in un libro in cui si confrontavano due presidenti delle commissioni per il nuovo codice penale, tutte e due delusi per la sorte del loro lavoro, e le proposte per affrontare la crisi della giustizia, del carcere, eccetera. Lo smemorato di Treviso si è dimenticato tutto e dice delle cose che sono imbarazzanti dal punto di vista culturale, veramente imbarazzanti. Ieri a Taormina, non so se al Teatro Greco, ma non c'era, in realtà non era una tragedia quella che rappresentava, era una pochade, ha detto che il problema è semplice per il carcere: bisogna mandare gli stranieri a scontare la pena nei loro paesi d'origine, non dicendo come, dove, quali. Potremmo dirgli di cominciare dall'Albania, visto che l'Italia ha costruito il carcere anni fa in Albania, adesso costruisce in una zona che non si sa, lo saprà meglio di me Riccardo Maggi, se è sotto sovranità italiana, un pezzo di territorio albanese, per costruire un centro per immigrati in attesa di espulsione, non più dall'Italia ma dall'Albania, non si capisce bene, insomma. Adesso credo che bisognerà costruire un B&B per gli avvocati che andranno a curare l'assistenza di queste persone. Insomma, forse potrebbe il ministro Nordio cominciare dall'Albania, visto che no? Ma questa è, poi ha aggiunto, poi c'è il problema dei tossicodipendenti, che sono persone insopportabili. Questo non l'ha detto, ma il volto faceva capire, perché ha detto
perché sono dei malati. Ora, se uno, già la definizione di tossicodipendenti è sbagliata, in questo caso si può parlare di persone che usano sostanze, di consumatori, ma l'addizione di tossicodipendenti nel 2024 fa ridere. Non è a tecnica, è a scientifica, è a tutto. Comunque, l'amministrazione penitenziaria li definisce tossicodipendenti. Noi mettiamo sempre nel libro bianco le mani avanti rispetto a questa definizione, che non è adeguata, ma comunque sono persone che hanno compiuto reati comuni, furti, scippi, rapine, eccetera, e che all'ingresso del carcere si dichiarano non innocenti, ma consumatori di sostanze. L'amministrazione dice tossicodipendenti. Che cosa voglia dire nei fatti non si sa, ma ce l'ha spiegato il ministro Nordio. Sono malati, ma sono malati curabili, incurabili, non si sa. Però dice, è bene che non dovrebbero stare in carcere. E dove? Allora sopravviene, e questo è un problema che pone dei problemi al fronte, diciamo, che ha lottato per decenni contro il proibizionismo e le soluzioni proibizionistiche, interviene il forum del terzo settore, che raccoglie un mondo vario. Allora, questo forum del terzo settore ha un settore lavoro dei detenuti che è stato appaltato e ha trovato una sintonia con il CNEL. Il CNEL doveva essere una di quelle cose da cancellare dalla Costituzione, ma invece è assurto a nuova vita con la presidenza dell'onorevole Brunetta. Ho letto che adesso lo stipendio, io non voglio essere demagogico così, perché penso anzi che l'attribuzione sia troppo bassa per la grande attività dell'onorevole Brunetta, no? Però proprio ieri, l'altro ieri, è stato stabilito che lo stipendio del presidente del CNEL è equiparato a quello del presidente del Consiglio, 244.000 euro all'anno. È poco per Brunetta, perché penso che meriterebbe molto, molto di più. Però il forum terzo settore si è messo a disposizione del CNEL, che ha fatto una mega riunione contro la recidiva per garantire il lavoro dei detenuti. Ovviamente lavoro gratuito, non i lavori forzati, questo no, bisogna dire, non è stato detto, però lavori gratuiti. E quindi viene proposta come soluzione quella delle comunità educanti. Ora, se voi leggete il programma di queste comunità educanti, io dico che seguendo Ernesto Rossi, mi viene da dire che bisogna scrivere un volumetto Elogio del carcere. Viva il carcere! Perché se l'alternativa sono le comunità educanti o le comunità dei lavoranti, io suggerisco ai detenuti: state in galera, perché almeno avete un regolamento, avete un garante, avete un magistrato di sorveglianza, resistete, ma state in galera. Ora, la proposta è invece questa, di
Lo vedremo nel decreto che cosa scriveranno. Hanno detto che fanno un albo delle comunità educanti e comunità lavoranti, dei lavoranti. Vedremo. Si capisce, saranno spostate a forza dal carcere in queste comunità? Non è detto, leggeremo nel decreto, sarà molto interessante capire, no? Però questo dimostra che non viene affrontato il nodo che produce la carcerazione di massa. 61.000 detenuti, di cui il più del 30% è per violazione dell'articolo 73 della legge antidroga, cioè detenzione, piccolo spaccio, cessione gratuita di sostanze stupefacenti e via via. Poi le categorie sono, quante sono? 27. Chiunque produce, trasporta, importa, esporta, tutto una pacottiglia di stupidità, però la sostanza è chiunque detiene, consuma o cede anche gratuitamente. Bene, questa cosa ha delle pene forsennate, da 6 a 20 anni di carcere per le droghe cosiddette pesanti e da 2 a 6 anni per le droghe cosiddette leggere, diciamo cannabinoidi. Poi c'è la fattispecie delle fatti di lieve entità, che giustamente il governo ha detto no, aumentiamole, per cui arrivano a 5 anni, quindi per quanto riguarda la cannabis quasi la pena massima prevista dalla fattispecie base, una cosa che fa a pugni con i principi di ragionevolezza, va bene. Però torniamo al dato. Se è vero che in carcere metà dei detenuti sono per fatti di violazione della legge antidroga, noi diciamo che qui bisogna incidere, bisogna abbassare le pene che sono abnormi da 6 a 20 anni di carcere a una dimensione che consenta almeno l'accesso alle misure alternative. Io sfido Alfredo Mantovano, quando io ero sottosegretario alla giustizia, lui era deputato di Alleanza Nazionale, di impegnare la sua tensione morale per la salvezza dell'anima dei giovani, non basandosi sulla pena stratosferica di carcere, ma lo faccia con la pubblicità Progresso in televisione, con tutte le modalità che vuole, giochi la spinta al non consumo da parte dei giovani con altri strumenti e si mantenga semmai la penalizzazione per il traffico internazionale, l'organizzazione mafiosa. Faccia questo. Allora noi abbiamo fatto nel libro bianco per la seconda, terza volta una simulazione. Togliamo dal carcere le persone colpevoli di violazione dell'articolo 73 e i cosiddetti tossicodipendenti, beh, noi avremo un carcere di 20.000 detenuti. Cioè la misura giusta del carcere extrema ratio, cioè il carcere solo per i reati di violenza contro la persona, di sangue, di organizzazione criminale, eccetera, eccetera. Questo. Invece si vuole il carcere sostituto del welfare che non c'è per convincere le persone a, dopo la pena corporale, a intraprendere
il percorso di salvezza dell'anima. Questo è, allora, cosa fare? Io penso che noi dobbiamo, di fronte alla situazione del carcere, alzare il tiro. Patrizio Gonnella ha detto: stiamo attenti perché ci metteranno in galera. Anche noi, se spingeremo alla non violenza i detenuti, saremo incarcerati per questo reato, che sarà il reato contro Gandhi, contro Pannella, contro Danilo Dolci. Allora, se è così, affronteremo questa prova. Però noi diciamo che innanzitutto occorre alzare la bandiera della necessità dell'amnistia e l'indulto. Il sistema carcere e giustizia per 40 anni era retto su questi rubinetti, fino al 70, al 1992, quando vi è stata la modifica dell'articolo 79. Poi le amnistie non ci sono più state. In passato ce n'erano tante, troppe forse, e però il sistema reggeva su questo. C'era un rubinetto di entrata in carcere e di carte nei tribunali, e poi c'era il rubinetto di uscita. Finito quello, noi abbiamo questa situazione ingestibile. Allora, amnistia e indulto, prima battaglia. La seconda è dire: ma quella non è una misura strutturale. Bene, noi abbiamo la proposta di legge che viene da Alessandro Margara delle case di reinserimento sociale per le persone che hanno un residuo pena fino a un anno di carcere, e sono 7.000 persone gestite dai comuni, libere di autogestione, di prova di libertà e non di comunità chiuse e autoritarie. C'è la proposta del numero chiuso, che è un'altra ipotesi che c'è in altri paesi. In carcere si entra quando c'è posto, se no si usano altre misure, gli arresti domiciliari e altre misure, a meno che non ci siano reati così gravi per cui qualcuno esce dal carcere per fare posto a chi ha reati gravi. Le soluzioni ci sono, sono presenti. Quello che è intollerabile è che si continui invece a presentare delle soluzioni che sono non solo impraticabili, ma che prendono in giro una popolazione detenuta che si avvicina luglio e agosto e riceverà lo schiaffo di un decretino volgare. Noi siamo qui per dire: i dati sono chiari, le soluzioni ci sono, occorre una battaglia. Certo, non dobbiamo spingere i detenuti a fare cose per loro dannose, ma certo bisogna scendere in campo con le famiglie dei detenuti, con i garanti, con gli avvocati. Bisogna chiedere all'amministrazione penitenziaria che garantisca il diritto costituzionale all'affettività, che è stato sancito dalla Corte Costituzionale come diritto esigibile immediatamente. Siamo di fronte ormai a una omissione di atti d'ufficio intollerabile. Dobbiamo insomma pensare che i prossimi mesi devono diventare un terreno per lo Stato di diritto. Grazie a Franco Corleone, grazie a tutte le intervenute e tutti gli intervenuti. Ricordo che il Libro Bianco è disponibile online su fuorilogo.it e vi ringrazio di essere stati qui oggi pomeriggio. Grazie.